ci sono giocatori che in campo, vuoi o non vuoi, attirano l'attenzione. Che sia per come si muovono, per come toccano il pallone, per come sono capaci di far cambiare ritmo all'azione, per la qualità che mettono anche nelle giocate più basilari. Andrea Cavallini è questo e tanto altro, un centrocampista che lavora a tutto campo, capace di essere rude quando la situazione lo richiede, ma anche di esaltarsi con giocate nello stretto che con un semplice mediano c'entrano ben poco. Andrea è braccio e mente del Trastevere, fondamentale per la manovra offensiva grazie ai suoi filtranti che vanno a servire chi si inserisce verso il secondo palo prendendo la linea difensiva avversaria completamente alla sprovvista. Il capitano è dotato di grande visione ed ogni volta che gli passa il pallone tra i piedi succede qualcosa di interessante. Volendo essere un po' puntigliosi, si potrebbe forse dire che a volte il numero 8 fa qualche tocco di troppo. Ma siamo sicuri che al pallone essere trattato con eleganza non dispiace affatto. Eleganza è questa la parola d'ordine di oggi, perché è il filo conduttore che accomuna ogni movimento ed ogni giocata di Cavallini in campo. Andrea non si scompone mai, dimostra di avere classe anche nel rapporto con gli avversari, prima ancora che in quello con la palla. E dopo aver subito fallo, trova il modo di punire chi l'ha commesso con i suoi colpi da fermo. 5 passi indietro, uno a destra, mezzo a sinistra e via. Signorile, anche nell'esultanza. In questa prima parte di stagione, Cavallini si è confermato tra i profili da tenere maggiormente d'occhio nella categoria. Lo scorso anno il suo Trastevere in Under 15 non è riuscito ad accedere alle finali per un pelo. Questa volta però la storia sembra diversa ed il capitano vuole condurre i suoi verso i playoff più in là possibile, avvalendosi delle sue intuizioni in mezzo al campo, dei suoi colpi fulminei, della sua eleganza.